Signori, negli ultimi minuti è stato pubblicato l'ultimo dato sulla disoccupazione, dato negativo, disoccupazione che sale dal 4,1% atteso al 4,3%. Iniziano davvero ad esserci avvisaglie di rischi all'orizzonte o si tratta di un fisiologico e salutare ritracciamento? Clicca il tasto mi piace a questo video e noi iniziamo subito. All'interno del video voglio darvi un quadro chiaro di quelli che sono alcuni dei principali indicatori utili, predittori di una recessione, che potranno da qui in avanti esserci utili, molto utili. Non perché è sicuro che si verificherà una recessione, ma perché conoscere questi indicatori oggi è secondo me molto importante. Parto con il mostrarvi una regola da conoscere ora e capirete anche il perché. L'economista Claudia Sam ha sviluppato appunto la regola di Sam, che afferma che l'economia sarebbe in recessione quando la media trimestrale del tasso di disoccupazione è di mezzo punto percentuale al di sopra del minimo di 12 mesi. Perché ne stiamo parlando in questo video? Perché, come mostrato, l'ultimo rapporto sull'occupazione avrebbe già attivato questo indicatore. Questo significa quindi che una recessione è imminente? Potrebbe, di certo ovviamente non abbiamo mai nulla sui mercati finanziari, tuttavia ora possiamo aggiungere questo indicatore alla lunga lista di altri indicatori predittivi di una recessione, che non fanno altro che fornirci semplicemente segnali di allarme, quindi nessuna certezza alcuna. Inoltre, il Leading Economic Index, il LEI, ha una lunga storia di previsioni accurate al riguardo gli esiti di una possibile recessione. Come già mostrato, ogni precedente calo del tasso di variazione semestrale del LEI, del Conference Board, in passato si è allineato con una recessione. Attualmente ci troviamo in uno dei periodi più estesi mai registrati, in cui la lettura del LEI è rimasta al di sotto dello zero, ma senza una recessione dichiarata. Nei precedenti video avevamo anche discusso della curva del rendimento invertita, che suggerisce che permangono rischi di recessione. Vale a dire, mi spiego meglio: mentre il Conference Board ha abbandonato la sua chiamata alla recessione, il mercato obbligazionario attualmente non lo ha ancora fatto. Infatti, lo spread dei rendimenti tra i Treasury Bond a 10 anni e 2 anni rimane profondamente invertito. In particolare, l'inversione non è l'avvertimento di una recessione. Ormai lo sappiamo, è quando quella curva dei rendimenti invertita si reinverte riportandosi sopra lo zero. Da lì in avanti è quello uno dei primi segnali che si potrebbe verificare una recessione. Ciò è accaduto storicamente in risposta al taglio dei tassi della Federal Reserve per cercare di compensare un'economia in rapido rallentamento. A settembre il mercato ormai sconta quasi per certo il primo taglio dei tassi e con la Fed pronta a tagliare i tassi per la prima volta dal 2020, la mancata inversione della curva dei rendimenti segnalerà nuovamente l'inizio di una recessione? Fino adesso l'economia ha sfidato le aspettative di recessione, ciò è dovuto all'ondata di stimoli monetari e anche un'impennata della spesa in deficit che ha in qualche modo sostenuto la crescita economica. Tuttavia, in questo video voglio segnalarvi come quell'impennata di spesa sembrerebbe ora aver raggiunto un picco da cui scendere. Vediamo inoltre la stessa dinamica di inversione anche nell'offerta di monete M2 rapportata al prodotto interno lordo americano. Insomma, entrambi stanno invertendo la tendenza, e quindi da attenzionare se si tratterà di un'inversione momentanea o definitiva, perché cambierebbe davvero tutto. Inoltre, mentre i media decantano i forti report sull'occupazione, tuttavia la realtà è che il tasso di occupazione a tempo pieno sta calando drasticamente. Pensate che storicamente, quando il tasso di variazione dell'occupazione a tempo pieno scendeva sotto lo zero, l'economia entrava in recessione e non chiaramente il giorno dopo, questo lo voglio mettere in chiaro perché evitiamo di millantare falsi miti, c'è sempre voluto del tempo. Il problema con il calo dell'occupazione a tempo pieno è che, come notato, ha un impatto negativo sui consumi economici e gli Stati Uniti sono un'economia basata sui consumi. Mentre l'attuale amministrazione è stata in grado di compensare quel calo con un massiccio aumento della spesa in deficit, da qui in poi ci sarà questo ulteriore punto interrogativo a cui prestare attenzione. Se a ciò aggiungessimo il calo nella crescita salariale, il potenziale stress sull'economia potrebbe diventare più evidente. Come mostrato, la retribuzione continua a diminuire anche se l'inflazione dei prezzi rimane elevata, il che grava sulla capacità dei consumatori di mantenere i propri standard di vita. Tuttavia, questo grafico potrebbe essere un po' ingannevole in quanto riflette tutti i compensi e gli stipendi. In realtà, il 20% dei percettori di reddito ha visto aumentare gli stipendi, sì, ma si parla di dirigenti. Il resto, l'80% dei dipendenti,
Il calo nella crescita salariale è piuttosto drammatico e in linea con le precedenti recessioni, come mostrato appunto dal grafico. Inoltre, come notato, mentre l'economia rallenta, i datori di lavoro cercano di ridurre l'aspetto più costoso di qualsiasi attività, che ovviamente è l'occupazione. Tagliare posti di lavoro a tempo pieno è il modo più efficiente per proteggere guadagni e redditività, cosa che sta accadendo guardando a fondo il report anche delle ultime trimestrali. Esempio lampante, l'ultima trimestrale di ieri con Intel, che ha chiamato a un taglio importante della forza lavoro. Mentre i datori di lavoro tendono a trattenere i dipendenti il più a lungo possibile, alla fine i dipendenti vengono sacrificati quando si proteggono i profitti. Pertanto, un ciclo ragionevole, prevedibile, continua fino al raggiungimento dell'esaurimento. Sebbene non ci siano ad oggi indicazioni di recessione nei prossimi 12 mesi ufficiali, secondo noi vale la pena probabilmente prestare attenzione a tutto ciò che ho mostrato fino ad ora in questo video e in particolare a ciò che sta accadendo nell'occupazione, poiché quasi il 70% della crescita economica americana deriva proprio dai consumi. Se fin qua trovate il video utile, mi raccomando, clicca quel pollicino su, a te non costa nulla, a noi ci permette di crescere. Adesso vorrei parlarti pure di aspettative e fiducia sugli utili, che ad oggi divergono. Questo grafico evidenzia come la fiducia dei consumatori è in calo, ma le aspettative degli utili per azione sono comunque in aumento. Poiché i consumi personali guidano l'economia americana e la fiducia dei consumatori gioca un ruolo molto importante nelle abitudini di spesa personali, guadagni e fiducia sono in genere ben correlati. Questo secondo grafico mostra i casi storici con deviazioni simili a quelle che vediamo oggi. Come mostra il grafico, alla fine gli utili sono scesi in linea con la fiducia in calo, quindi questo è un aspetto molto importante da tenere monitorato da qui in avanti. Inoltre, con l'avvicinarsi delle elezioni, gli investitori diventeranno più ansiosi di come il mercato potrebbe reagire a ciascun candidato e alle promesse in campagna elettorale. Di conseguenza, potremmo aspettarci che sondaggi variabili genereranno volatilità sui mercati. Inoltre, con il ritiro del presidente Biden dalla corsa, queste elezioni presidenziali possiamo indicarle come uniche. Vi condivido e discuto due grafici che potrebbero in qualche modo darci qualche ulteriore informazione utile. Il grafico a sinistra, per gentile concessione di Carson, mostra che dal 1900 ci sono stati solo 5 presidenti, escluso Biden, che hanno deciso di non candidarsi per un secondo mandato. In 4 di quei 5 anni hanno visto le azioni fare guadagni molto interessanti. Inoltre, la media per i 5 casi è di un guadagno intorno al 16,5%. Possiamo dire che agli inizi di agosto il mercato è in vantaggio rispetto a questa media. Inoltre, dato che ci sono stati solo 5 esempi in 120 anni, questi risultati, secondo me, dobbiamo prenderli comunque con le pinze. Il grafico a destra, che potrebbe comunque essere interessante, mostra che in media le azioni tendono ad andare bene durante gli anni delle elezioni. Tuttavia, la media è aumentata negli anni in cui il presidente in carica si è candidato per un altro mandato. Anni come questi, in cui nessuno dei due candidati è il presidente in carica, in media i mercati hanno riportato sorprese. In particolare, per sorprese intendo un aumento di volatilità molto molto interessante nei 2 mesi che precedono proprio le elezioni. Pertanto, la semplice conclusione del grafico è che ai mercati chiaramente non piace l'incertezza. Signori, stiamo portando avanti un percorso formativo con oltre 300 studenti che sta avendo risultati molto interessanti. Con noi impari sia il trading speculativo che il vero investing. Se sei interessato, oggi con questo video ti offro un buono sconto del 20% e lo offro ai primi 5 utenti che scrivono al nostro indirizzo email info@visionforex.info. Se inoltrate le mail e se siete interessati, ricordate di mettere anche un recapito così che possiamo contattarvi su WhatsApp. Signori, se vi è piaciuto il contenuto di questo video, supportateci con un mi piace e fateci sapere anche la vostra opinione in tal senso con un commento qui in basso. Sono momenti di alta volatilità e noi, come sempre, cerchiamo di fornire più informazioni utili con video qui sul canale o con dirette sul nostro canale Telegram. Ah, di ultimo, se non vuoi perderti anche le dirette Telegram, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram, trovi il link in descrizione. Io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.